benvenuti. Adesso proviamo a vedere di testurizzare questa colonna che abbiamo fatto la volta scorsa. Testurizzare sempre per Second Life con le mesh. Tra l'altro questa colonna è solo dimostrativa, vedete che manca ancora la cima e il fondo, che sono ancora da fare, ma era solo per avere un'idea. Quindi partiamo con la testurizzazione e proviamo a sfruttare l'immagine che abbiamo. Quindi l'immagine, UV Image Editor, abbiamo la colonna che è questa. Qui cerchiamo di vedere se riusciamo a applicare questa immagine sulla nostra oggetto. Okay? Quindi, allora, ricordiamo che questo oggetto è al momento formato solo dalla facciata. Quindi se noi andiamo in Edit, vedete che c'è soltanto la facciata che vediamo frontalmente a noi. E questa facciata è diciamo poi duplicata, nel senso che se noi andiamo appunto in edit mode, in realtà facendo così vedete che si sta facendo vedere tutte le facce, ma in realtà noi lavoriamo solo su una faccia. Quindi l'obiettivo è fondamentalmente quello di mappare, fare la UV map molto semplice solo della facciata. Questa è una piccola tecnica, soprattutto quando si usano i mirror e o gli array, che consente di mappare meglio insomma questa cosa. Allora, lo vediamo di fronte e qui sappiamo che dobbiamo andare in edit mode e selezionare tutte le facce della nostra facciata e facciamo l'unwrap che ci viene più comodo, quindi in particolare il project from view che vedete è questo, oppure che poi vabbè, lo stesso, possiamo anche tenere buono questo. Allora, il Project From View, vedete che se è fatto bene, andando sulla destra, facendo S, dovrebbe più o meno combaciare. Quindi la mettiamo là. Ecco, S. Qui più o meno dovremmo esserci, nel senso che questo dovrebbe essere già abbastanza buono, nel senso che se noi adesso andiamo a vedere con l'opzione qua che ci consente di vedere le facce, quindi sul display abbiamo la possibilità di vedere il texture solid. Allora, vedendo il texture solid dovremmo vedere più o meno se è andato bene. In particolare, sapete che se facciamo F12 adesso ci viene ancora bianco perché dobbiamo assegnare il materiale. E qui però abbiamo una prima grossa importante novità che ho scoperto ultimamente, che abbiamo la possibilità di texturizzare e fare l'UV map con un passaggio in meno. Qual è il passaggio da fare? Semplicemente andare sul materiale, questo, e sul materiale nelle opzioni, options, eccolo qua, abbiamo la possibilità di specificare face textures. Allora, quando abbiamo face textures, senza bisogno di andare a prendere, ad aggiungere l'altro livello con di UV mapping, eccetera, se facciamo una foto F12 adesso vedete che abbiamo già la foto già buona. Quindi questa UV map che abbiamo messo va già bene. Allora, se ritornassimo al nostro oggetto originale che abbiamo messo su Second Life prima, vedete che è questo qua. E se noi qua ci... dunque dovrei ancora avere... abbiamo come texture la colonna quadrata, quindi se io ci metto... Allora, in questo pezzo che ho fatto prima ci metto la colonna quadrata come texture. Colonna quadrata che è questa cosa qua. Vedete che in realtà non vedo niente ancora. Perché non vedo niente? Perché l'UV map è sbagliata, non è quella giusta. Cioè abbiamo messo la texture. Magari il colore possiamo anche metterlo bianco, però non avendo fatto l'UV map giusta non si vede niente. Quindi l'UV map l'abbiamo fatta soltanto adesso e l'andiamo a pescare. Quindi prendiamo dal nostro oggetto questo, su cui è stata fatta l'UV map, quindi abbiamo ottenuto questa mappatura. Infatti se andiamo qua vediamo che c'è una UV map presente. A questo punto facciamo File, Export, Collada e qui vedete che vengono esportate anche le UV texture e via discorrendo. Allora, a questo punto noi le esportiamo, lo chiamiamo colonna
UVMap, nel senso che c'è l'UVMap.dae. E se a questo punto andiamo in Second Life e ci importiamo il nostro Second Life beta al solito, no? Ci dobbiamo fare un altro upload, quindi carica sul viewer modello, eccolo, e il modello che importiamo è il colonna UVMap, questo. Allora, colonna UVMap, eccolo qua. Quindi se gli facciamo la texture, vedete che ci fa vedere che è texturizzato. Adesso il fatto che sia texturizzato non vuol dire che stia caricando anche la texture. Adesso nel caso specifico la texture ce l'abbiamo anche. Ma per fare in modo tale di caricare la texture, sempre che ce la stia facendo vedere qua, dobbiamo per forza fare Include Texture. Allora, questa opzione funziona soltanto se la texture è presente nello stesso folder in cui c'è il punto DAE e lo riesce a vedere. Quindi adesso io sono stato fortunato, voi potreste esserlo di meno. Quindi questo qui chiamiamola colonna textured. In realtà, avendo fatto include texture, costerà un pochino di più perché caricherà anche una nuova texture. Quindi facciamo calculate pesi e tariffa. Quindi invece di, non so, 15, 14, quello che era di prima, dovrebbe venire 20, un po' di più, 21 linden dollari. Perché? Perché ha caricato anche questo, la texture relativa. Facciamo carica e vediamo se ce la fa caricare. Eccolo qua. Allora abbiamo la colonna texture, questa qua, che la rimettiamo per terra, drizziamo. Ed ecco, vedete che ha applicato, diciamo, una texturizzazione che è abbastanza interessante. Adesso vedete che in realtà qui conta molto di più la texture che non il... Ok, allora qui ci sono, bisognerebbe forse fare ancora qualche ottimizzazione sulla texture, nel senso che ci sono delle parti un po' più chiare, ma direi che comunque nel complesso potremmo anche dire di essere ragionevolmente soddisfatti. Si potrebbe lavorare un po' di più per evitare questa cesura, ma tanto per questo tutorial va bene così. Texture, possiamo illuminarlo un pochino di più. Oppure si possono fare un po' di cercare di fare un po' di effetti, si può mettere la brillantezza minima così oppure nessuna, si può cercare di farlo in rilievo in attesa, però direi che vabbè, qualcosina si riesce a ottenere anche adesso per ottenere degli effetti interessanti, però direi che bisogna aspettare. Beh, questo qui potrebbe essere già accettabile. Ricordiamo che dall'alto non si vede un granché. Comunque questo è già una cosa interessante. Cioè siamo riusciti quasi ad applicare, insomma, una texture facendo una UV map specializzata e senza tanta sofferenza. Allora, con questo direi, e quindi ricordiamo che invece di fare tutto il giro di prima, che magari farò ancora altri video per spiegare questa UV face texture, però nel frattempo godetevi questa modalità semplificata. Saluti, alla prossima!